Mai. No, tu vai tranquillo. No, per come si è formato lo Stato italiano, chiaramente c'è stato un dibattito storico che ha sempre preso in esame questo svolgersi delle vicende che chiaramente sono state mitizzate. Ma non è come un po' giustificare, dice, beh, ci hanno fregato le risorse, quindi l'unità non ha giovato a noi, ma a chi ci ha fregato le risorse, quindi il Sud no, è stato... Ma già all'epoca, quando si diceva chiaramente la prima cosa che risaltava agli occhi, che Vittorio Emanuele mantenne il titolo di Vittorio Emanuele II, dicendo proprio come a voler dimostrare che l'annessione del regno delle due Sicilie e degli altri regni fosse stata una sorta, fosse stata esclusivamente un ampliamento del regno di Piemonte che di fatto cambiava nome, all'epoca si diceva solo questo. Poi tutta la storiografia revisionista che si è affermata negli ultimi 20 anni ha messo in evidenza come l'unità d'Italia, come in tutte le vicende storiche della storia dell'umanità, ha determinato un'esaltazione dei vinti e una mitizzazione la scrivono i vincitori. La storia la scrivono sempre i vincitori, sicuramente, in ogni frangente. Ricordiamo che noi, proprio che Garibaldi scrisse, ora non ricordo le parole esatte, in una sua lettera successiva di qualche decennio all'Unità d'Italia, che se lui avesse ripercorso le medesime strade che aveva ripercorso decenni prima trionfante, probabilmente la popolazione l'avrebbe preso a pietà o cacciato quantomeno, perché la verità è che l'Unità d'Italia, come ormai è comunemente condiviso da tutti gli storici, è stata accolta da larghe frange della popolazione, del popolo minuto, proprio perché credevano che questa rivoluzione avrebbe determinato un netto miglioramento delle condizioni sociali e soprattutto una ridistribuzione delle terre e del latifondo. Ricordiamo i fatti di Bronte che si svolsero. Invece questo non avvenne, perché a maggior ragione l'Unità d'Italia avvenne con l'appoggio dei cosiddetti galantuomini, quindi dei ceti che erano interessati, dell'alta borghesia che era interessata a consolidare le sue posizioni di potere e chiaramente ad accrescere le proprie posizioni economiche. Quindi il popolo si trovò nella medesima condizione di povertà con una determina di maggior peso, cioè il servizio militare obbligatorio. Ricordiamo che alla base del brigantaggio, come ripeto la frase unanimemente condiviso, c'era il servizio militare obbligatorio, la leva obbligatoria, che determinava, per mi sembra all'epoca che durasse 2 o 3 anni il servizio militare, un impoverimento di braccia nelle campagne, quindi certo, molta gente si lava la macchia proprio per evitare questo enorme peso che era determinato dal nuovo Stato. Trovi nell'attualità qualche attinenza sul danno, poi tra virgolette danno, che può aver provocato un'Unità d'Italia così, poi con questo squilibrio? Ma sicuramente adesso sembriamo più divisi di come eravamo prima, certo, perché noi sostanzialmente non solo paghiamo, economicamente. No, noi paghiamo due cose sostanzialmente. Da un lato paghiamo questa storiografia antica che voleva un sud barbaro, complice anche le teorie lombrosiane, quindi questa teoria antica che voleva un sud governato da dei governanti miopi, un popolo assolutamente oppresso in una situazione di ignoranza, e quindi sostanzialmente storicamente si è sempre vista questa visione del nord, in particolare del Piemonte, che proponeva questa liberazione degli spiriti e delle risorse del sud, e quindi noi risentiamo sicuramente di questo. In tutto questo risentiamo anche di grosse conseguenze, perché come avvenne nel 1861, poi l'unità si concretizzò nel 1870 con Roma, o secondo alcuni addirittura dopo la prima guerra mondiale con l'annessione delle restanti regioni. Chiaramente avvenne, siccome i ceti dirigenti erano esclusivamente provenienti dalle regioni piemontesi o dalle regioni del nord, o in alcune parti erano i ceti dell'alta borghesia
del sud Italia, chiaramente determinarono un impoverimento delle risorse. Ricordiamo per esempio le realtà industriali, cioè al sud avevamo delle realtà, il primo faro lenticolare fu avvenne al sud, la prima nave a vapore, dalle officine di Pietrarsa, la prima ferrovia ormai risaputa a Napoli Porti, cioè avevamo degli investimenti esteri, degli investimenti stranieri nel sud, per l'industrializzazione del sud, ingenti. Poi ci fu la seconda fase del regno di Ferdinando II, che chiaramente non fu brillante come la prima, e poi ci fu un sovrano come Francesco II che non era in grado sicuramente di gestire la situazione. Però noi avevamo molte realtà positive, molte realtà che ci furono private a discapito del nord. Quindi noi, il nord chiaramente da molti punti di vista fece il suo gioco. Ricordiamo che il Piemonte era completamente impoverito dalle guerre che aveva fatto, e se non fosse stato per le risorse economiche delle casse delle due Sicilie, il Piemonte probabilmente avrebbe dichiarato bancarotta. Per cui il nord si rimpinguò di queste risorse, spostò tutto quanto era possibile chiaramente nelle sue zone. Tra l'altro lei pensi che tutti coloro che avevano contribuito finanziariamente con risorse fisiche a queste guerre chiaramente dovevano avere un equo ristoro nell'ottica del tempo. E quindi in tutto questo, quindi, il sud fu visto sempre, non fu visto come delle risorse da acquisire, ma fu visto come un'opera di civilizzazione, un'opera di colonizzazione. La guerra al brigantaggio non è cambiato granché, però. Ma non è cambiato granché, perché teniamo presente che noi siamo abbastanza giovani. Nel 1870 ad oggi sono passati 130 anni, voglio dire. La Germania è più giovane, perché l'unificazione della Germania è del 1870, quindi 10 anni dopo la battaglia di Sedan. Però già la Germania aveva avuto un'esperienza differente, perché aveva un'unità culturale, un'unità linguistica, che era dovuto in modo prevalente alla traduzione in tedesco della Bibbia di Martin Lutero, che aveva determinato un testo unico in tedesco per tutta la Germania. Quindi aveva un'unificazione culturale differente. In Italia, chiaramente, se noi pensiamo oggi, a distanza di 140 anni, abbiamo delle differenze sostanziali dal punto di vista culturale, sociale di tutti. Immaginiamo 140 anni fa quello che era. Cioè, durante la Prima Guerra Mondiale c'erano reparti che non si capivano neanche linguisticamente, perché i reparti regolati al sud parlavano un dialetto, chiaramente la popolazione, che era la loro lingua, non in senso dispregiativo, che era differente dalla lingua che parlava magari il colonnello, il generale, che magari proveniva da regioni del nord. Alla corte del Piemonte parlavano francese. Cioè, Vittorio Emanuele II parlava francese, non parlavano sicuramente un italiano, voglio dire. Cavour parlava francese, quindi noi abbiamo questa esperienza tipica. Oggi come oggi l'unità d'Italia è sicuramente ineluttabile, non si può venirne meno, perché chiaramente le condizioni sono mutate. Purtroppo noi stiamo pagando lo scotto, come probabilmente pagheremo per altri decenni, di questa situazione culturale e sociale, cioè di come è avvenuta l'unità d'Italia, di come è stata considerata successivamente, di come è stata quindi di questa tra virgolette colonizzazione che è avvenuta. E quindi i modi, cioè la politica, chiaramente ciò che non ha mai rispecchia, possiamo dire che rispecchia quello che è stato, certo, perché purtroppo da molti punti di vista noi dobbiamo dire che noi, che il sud, tranne qualche eccezione, purtroppo non ha mai avuto, questo purtroppo, dei politici che hanno effettivamente giocato a favore, non dico del sud, ma di tutta l'Italia, perché un'unificazione sociale, culturale ed economica dell'Italia non porta beneficio solo al sud, certo, ma porta beneficio a tutto il paese. Ma purtroppo abbiamo avuto molti politici di livello nazionale che purtroppo sono stati quantomeno disattenti a determinate ragioni. Ricordiamo per esempio le grandi opere avvenute, le citiamo con nome e cognome, la liquichimica di Saline, le officine, le riparazioni. Più che opere strutturali e economiche, sono opere clientelari. Oltretutto c'è anche questa considerazione, dei pacchetti. Ma sicuramente pacchetto Colombo. Si sarebbe potuto, ora all'epoca, se avessero fatto un clientelismo probabilmente più saggio, quantomeno avrebbero, stiamo parlando ovviamente con i se, con i ma, con i forza, avrebbero potuto fare delle politiche sicuramente più oculate. Magari ora avrebbero potuto fare clientelismo, però facendo, ecco, diciamo, delle politiche che almeno avrebbero potuto favorire.
E quindi la scarsa visione politica dei nostri politici meridionali ha incrementato il divario. E quindi sicuramente sì, se no storicamente la colpa alla fine è sempre della politica. Ma sicuramente sì, perché chiaramente soprattutto ma dei politici è diverso. Ma teniamo presente che noi già oggi siamo in una condizione elettorale in cui votano tutti, ma se noi andiamo a vedere la condizione politica dei primi decenni degli ultimi decenni del XIX secolo o i primi decenni del Novecento, la politica era fatta dalle intelligenze, cioè era una politica che era fatta solamente dai cittadini che fossero di destra o di sinistra, che appartenevano a delle certe qualifiche sociali e culturali, chiaramente. E chiaramente, purtroppo, tranne qualche eccezione, questi politici sin dall'epoca non hanno avuto la lungimiranza di comprendere determinate situazioni. Probabilmente, come lei parlava appunto delle politiche clientelari, si sono accontentate della politica clientelare spicciola, senza pensare che magari in altre realtà d'Italia hanno fatto delle politiche clientelari, sicuramente, immagino di sì, però hanno fatto delle politiche clientelari che quantomeno potevano portare un beneficio diffuso al territorio, diciamo. Purtroppo non c'è stata questa lungimiranza, ci si è attaccati tante volte a delle condizioni che hanno determinato uno spreco enorme di risorse, un divario sempre più crescente. Grazie. Scusa Luigi, posso fargli una domanda? Sì. Secondo lui, oggi, come 100 anni fa, ancora non c'è la lungimiranza? Sicuramente non c'è lungimiranza oggi, cioè, sicuramente ci sono delle... No, noi abbiamo dei politici, dei grandi politici, degli ottimi politici, però sicuramente la situazione diffusa, probabilmente non solo a livello italiano oggi come oggi, ma a livello europeo, purtroppo è una situazione che non, la differenza tra lo statista e il politico è che lo statista non guarda solamente al breve periodo, oggi deve guardare al lungo periodo. Chiaramente una politica che guardasse un lungo periodo, che sarebbe una politica propria degli statisti, oggi come oggi sinceramente non la vedo. Ci si preoccupa del momento contingente, cioè di dare il soddisfacimento per un mese, per due mesi, per sei mesi, per l'anno, però non ci si preoccupa alla fine di garantire cioè, il mondo economico, il mondo finanziario è un equilibrio. È un equilibrio di cui le leggi economiche e finanziarie sono state storicamente spesso disattese, perché se le leggi economiche fossero esatte non si comprenderebbe come in epoca quantomeno moderna ci fossero le crisi, se non sbagliava nessuno, se le leggi economiche erano esatte. Però purtroppo gli interventi che vengono fatti non vengono fatti pensando di qui a 20 anni, vengono fatti in un'ottica, a mio avviso, poi questo chiaramente la mia è una cosa molto riduttiva, perché c'è gente indiscutibilmente molto più accreditata di me che sul punto potrebbe parlare delle ore. Io sto risolvendo in pochi minuti un discorso che potrebbe durare delle ore. Chiaramente la politica dovrebbe guardare a una gestione futura. Io per esempio l'Europa, io ora sul punto sicuramente non sono la persona più adatta a parlarne. Io ero euroscettico. Già da 20 anni io sono uno scettico, quando ancora l'Europa si stava formando, l'Unione Europea ancora non c'era, dai tempi della CE sono sempre stato euroscettico, perché ho sempre ritenuto che una politica unita, unendo diverse realtà economiche, diverse realtà sociali, che erano l'Inghilterra, la Germania, o l'Italia, o la Francia, o la Spagna e così via, a noi ci avrebbe danneggiato, perché noi siamo dei soggetti. Lo diceva anche la Thatcher. Oltretutto, infatti la Germania è rimasta fuori dall'Unione, l'Inghilterra è rimasta fuori sia dall'Unione Monetaria e da Schengen, pure è rimasta fuori dalla libera circolazione. L'Inghilterra, la Gran Bretagna. Quindi io sono sempre stato scettico. Poi ci si è voluto dire che l'Europa era una grande risorsa. Ma può essere definito un carrozzone politico, provocatoriamente, l'Europa, alla ma fine? Sicuramente, politico-economico, ma non sociale. L'Europa ha determinato un grande utilizzo di risorse in gran parte sprecate, perché sappiamo bene, come si è visto, che quasi tutte le risorse europee sono state, o gran parte sono state sprecate. Che l'Europa sia stato un bene o un male, io ritengo sia stato un male.
ripeto, c'è molto. Insomma, alla fine sintetizziamo, cioè non si è riuscito a fare l'unità d'Italia, figuriamoci se riusciamo a fare l'unità europea. È un discorso correttissimo, questa considerazione che lei fa, dottore, è correttissimo, non siamo all'unità d'Italia e pensiamo di fare l'Unione Europea. È chiaramente un discorso correttissimo, effettivamente lei ha riassunto in questa indicazione un pensiero che penso che sia del 99% della popolazione, e secondo me questo pensiero è di molte persone europeiste convinte che nel loro intimo lo pensano, però poi che chiaramente nel momento in cui si propongono all'attenzione pubblica devono dire invece devono soddisfare le lobby, devono soddisfare quantomeno le quindi le richieste. È un film tutto da rifare? No, da rifare no, da modificare la trama a questo punto. È come c'è un libro di Calvino di cui non ricordo il titolo, che ci sono diverse, a un certo punto questo libro si biforca e ci sono varie possibilità. Certo, in base alla scelta poi dobbiamo fare delle scelte oculate che ci portino a migliorare la situazione sicuramente e a non andare verso questo finale che purtroppo è nefasto. Sembra nefasto. Peccato però che non possiamo andare al mercato a comprare un po' di quintali di lungimiranza, ma quella non la vendono. Purtroppo no, ecco. Purtroppo no, perché è la materia prima che ci vorrebbe ed è quella che scarseggia maggiormente. Ma qual è la materia prima? È quella che scarseggia, la lungimiranza. E la materia seconda? L'onestà. La terza? L'amore. Ecco, va bene, ci fermiamo alla terza.